Dapat natin ipagmamalagay na tayo po ang nandahin. Istorya na talagang nagpasimuno ng presenza ng Oblat sa San Jose di San Pinaso. Allora celebro questa Santa Messa per tutte le vostre famiglie. Ipagdiriwan natin ang misa nito para sa intensyon ng inyong mga pamilya. Perché in casa vostra regni la pace e l'unione. My brothers and sisters, to prepare, observe, to celebrate the sacred mysteries, let us call to mind our sins. Sabi natin na buhay na sa salatan ng Panginoon. Perché 100 anni fa avete ricevuto le primizie dell'azione missionaria dei nostri degli oblati. Sapagat isang taon na nakaraan, kayo po'y tumanggap ng pasimula ng espiritu ng misionario na oblato sa San Jose. Questa parrocchia, questa casa, possiamo dire che la casa madre degli oblati di San Giuseppe in Filippine. Ang parrocchia nito, ang comunità na ito, maaari natin tawagin na Mother House na Obrace of St. Joseph dito sa Pilipinas. Io voglio ringraziare il popolo di San José che da sempre ha ricevuto e ha dato accoglienza e amore agli oblati. Ako po'y nagpapasalamat sa tao ng San José na kayo mismo ay talagang tinanggap ninyo at sa gaya ninyo binagbigyan ng bukas loob ang unang mga misyonero dito sa inyo. Senz'altro i vostri nonni, i vostri genitori sono stati molto buoni e hanno amato gli oblati che sono venuti qua. Certamente ang inyong mga ninono, ang inyong mga magulang ay talagay napakabait nilang para sa oblato sa San Jose, kundi sa gawain din ng mga unang misyonero dito. Allora io vi voglio dire a nome di tutta la congregazione, salamat po. Sa ngala ng congregazione, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Per l'amore. E anche so che da questa parrocchia sono usciti vari sacerdoti. At sa parrocchia nito, lumabas din o kaya naging bunga ang madaming mga kapariyan. E io vi porto anche i saluti di Padre Gabriel Camus, che a Roma con noi nel nostro consiglio. Ako'y dinadala ko sa inyo ang pangungusta ni Padre Gabi Camus, na sa Roma, miyembro ng Consiglio General. E quanti sono i sacerdoti di qua? Aurelio della Cruz anche, ecco i saluti suoi anche, che collabora nella Curia Generalizia in Roma. Meron din si Padre de la Cruz na nagtatrabaho din sa Curia sa Roma. Ma quanti sono i sacerdoti usciti di qua, confratelli no? 4, 5, 6? Allen Diocno, che sta lavorando in Asti, dove è nata la congregazione. Si Allen Diocno, natagarito rin, si nagtatrabaho sa Asti, ang Mother House ng congregazione, dove siya nagtatrabaho. Alfred? Poi, ok, voi siete fortunati, però avete un grande dovere. Kayo ay talagang napakabuhay niyo, sumunguhin kayo ay mayroon ding responsabilidad na malaki. Vivere meglio lo spirito, la spiritualità e il carisma della congregazione. Isa sa buhay at inyong patutunayan ang espiritu at ang mismo, ang anyo ng pamumuhay ng oblato sa San Jose. Dato che qui, da questo paese, si è sviluppata la provincia delle Filippine degli Oblati. Nagsimula dito na nag-develop ang Philippine province ng congregation ng Oblato sa San Jose. Di qua deve anche, bisogna vivere meglio la spiritualità di San Giuseppe Marello. Di mismo din dapat lang na isasabuhay ng maayos at mabuti ang spiritualidad ni Joseph Marello. Questa è l'unione che deve esserci tra di noi oblati e tra di voi. Itong reunion na ginagawa natin ngayon sa amin, halimbawa ng oblato sa San Jose at sa inyo na mga parokyano dito sa San Jose. L'unione più importante è nel vivere bene la stessa spiritualità. Ay pagkakaisa na natamagay importante upang isasabuhay ang
espiritualidad na guisa na congregación. Noi la dobbiamo vivere come religiosi, voi come laici. Bilang mga kaparian, kayo bilang mananampalataya. Allora, in poche parole vi spiego qualche cosa sulla nostra. La finalità di tutti i cristiani è arrivare a essere amici di Gesù. Ang purpose ng isang Kristiyano, wala iba kundi na makarating ika nga sa espiritualidad ni Jesu Cristo. Però ci sono diversi modi per essere amici di Gesù. Pero madami mga pamaraan para maging kaibigan ni Jesu Cristo. Ci sono diverse strade per arrivare a Gesù. Madami mga daan para papunta kay Jesus. Questa è la spiritualità, strade diverse per arrivare a Gesù. Ito ang spiritualidad sapagkat madami mga daan, magkakaiba mo ay lahat ay papunta kay Cristo. Per esempio, i francescani arrivano a Gesù seguendo l'esempio di San Francesco. Para katulad ng mga Franciscano na mga pari na makakarating kay Cristo sa magitan ng style ni Saint Francis. I gesuiti seguendo l'esempio di Sant'Ignazio. Ang mga isuita sa maraan San Ignazio di Loyola na kailang paunda. Questa casa, per esempio, fu fatta dai missionari agostiniani, no? Kalimbawa ang kabahay nito ay ginawa ng mga missionari mga agostiniano. Loro seguono il cammino di Sant'Agostino. Sila naman ay sinusunod niya ang landas ni San Agustin. E noi? Noi seguiamo il cammino di San Giuseppe Marello. Ang kami ang aming sinusunod na landas ay landas ni San Giuseppe Marello. Infatti, San Giuseppe Marello voleva che noi fossimo veri discepoli di Gesù. Ang si San Giuseppe Marello gusto niya na kami maging tunay at tapat na mga disipulo ni Jesu Cristo. Veri discepoli. Tutto un discepolo di Cristo. Perché ci sono anche i falsi discepoli. Pensava che erano i miei amici, ma discepolo. Se io, per esempio, qui in chiesa prego, mi comporto bene, poi vado fuori e imbroglio, rubo, sono violento, sono un cattivo discepolo di Gesù. A quale bava, dito sa sa loob, nagdala sa loob, sa labas. Ay ginagawa ko hindi maganda, nanakaw ako, nanluloko ko, hindi ibig sabihin mo, hindi ako hindi tapat at higit sa hindi karapat-dapat na disipulo ni Cristo. Io sono buono discepolo di Cristo quando in chiesa e fuori chiesa io mi comporto secondo il Vangelo. Ako ay naging tapat na disipulo ni Cristo sa simbahan, sa labas ng simbahan, ikaw ay sinasagawa ko at talaga ayon sa kaluban ng Panginoon ang aking ginagawa. E San Giuseppe Marello ci ha dato un segreto per arrivare in fretta ad essere amici di Gesù. At saka si San Giuseppe Marello ay ginigyantahan niyo ng isang halimbawa, isang sikreta na kung paano natin marating ang pagkabaging kaibigan ni Cristo. Sapete voi qual è il segreto? Alam niyo kung ano ang sikreto na ito? Come no? Non sapete qual è il segreto? Hindi niyo alam kung paano ang segreto nito? Questo è il segreto. Ito ang segreto. Imitare la vita e le virtù di San Giuseppe. Sundin ang buhay at saka ang virtù di San Jose. Questa è la nostra spiritualità. Ito ang aming spiritualità na mga obratos. Seguire gli esempi di San Giuseppe. Sundin ang alimbawa ni San Jose. Perché San Giuseppe è stata la persona, insieme a Maria, che è stata più vicina a Gesù. Si pensava che San Jose è isang tao, kasama si Maria, na malapit kay Cristo. Gesù viveva nella casa di San Giuseppe. Si Cristo ay nabuhay sa tahanan ni San Jose. Chissà quante volte San Giuseppe di notte si è svegliato per andare a coprire il bambino Gesù. Ma è nato quella vez che si è svegliato senza capire o parli che la comuta ang sanggol na si Gesù. E quando si alzava la prima cosa era aiutare Maria a preparare il caffè, la colazione per Gesù. Kung sa kanya siyaman ay babangon sa gabi ngayon sa umaga upang tulungan si Maria na maghanda ng kamusal, marami ang kakainin ng Jesus. Quando lavorava, Gesù era presente
Kung si San Jose nagtatrabaho, si Cristo ay nariyan kasama mismo ikananakita siya. Quando mangiavano, quando dormiva, Gesù stava sempre lì presente. Nagtatrabaho mismo sa pagtuturo kay si Cristo mismo diyan kasama niya. Ang segreto che ci ha insegnato San Giuseppe Marello, na tinuro sa atin ni San Giuseppe Marello. Tutto quello che noi facciamo lo dobbiamo fare davanti a Gesù. Ang lahat na ito dapat natin gawin sa harapan na nandiyan sa kaharapan ni Cristo. Quando lavoriamo, quando mangiamo, quando camminiamo, sempre fare tutto alla presenza di Gesù. Kung tayo man nagtatrabaho, kung tayo man ay na kumakain, kung tayo man ang ginagawa natin, ay ang ating isasagawa ay ang presence ni Cristo ay nasa sa ating isipan. Quindi Gesù non sta solo in chiesa. Gesù sta in tutti i posti dove noi stiamo. Kaya ibig sabihin na si Cristo hindi lamang sa simbahan, kundi si Cristo sa lahat-lahat ng mga yugto ng ating buhay kung ano mang ginagawa natin. Gesù deve stare a casa vostra. Si Jesus ay nasa inyong mga tahanan. Gesù deve stare dove voi lavorate. Si Jesus ay kasama niyo sa inyong pinagtatrabahuan. Gesù deve stare dove voi camminate. Si Jesus ay kasama niyo kahit saan ka naglalakad, kung saan ka pupunta. Questo è il segreto della spiritualità di San Giuseppe Marello. Ito ang segreto ng spiritualità di San Giuseppe Marello. Poi San Giuseppe Marello ha spiegato un poco meglio questo segreto. Si San Giuseppe Marello pinaliwanag ito ang spiritualità ni San Jose. Con una frase molto famosa. Sa kanyang isang napaka-simple niya, ika nga, nasalawikain. Fate sempre gli interessi di Gesù come li fece San Giuseppe. Isasagawa padami ang interes ng Cristo katulad ng isinagawa ni San Giuseppe. Questo è il segreto allora, fare gli interessi di Gesù. Ang segreto nito, walang iba kundi isasagawa ang interes ni Cristo padami. Per esempio, halimbawa, in tutto il mondo dicono che quando due donne stanno insieme ci smesso. Capito me? Sì, sì, sì. Halimbawa, per dalawa kung isang te, magichismisa. Io non so in Filippine, pure in Filippine? Pagawang dice Filippino, nangyayari na gaito sa Pilipinas. Yes. Allora si tu guarda gli altri. Chismis, con critiche, con giudizi, non è fare gli interessi di Gesù. Ang pagchichismis at hikahiya mga ganit pagkaroon ng criticism, hindi pagsasagawa ng interes ni Cristo. Giudicare gli altri non è fare gli interessi di Gesù. Ang pagbusta sa iba, hindi interes ni Cristo. Essere violenti, prepotenti, non è fare gli interessi di Cristo. Ang pagiging makapangyarihan at hindi talaga ikaw nga nagpapakita ng kakasa, hindi pagsasagawa ng interes ni Cristo. Interesse di Gesù è comportarsi bene con gli altri. Ang interes ni Cristo wala iba kundi ang mag-behave ng maayos sa harapan ng iba. Perdonare gli altri. Ang pagpapatawad ng iba. Aiutare gli altri. Ang pagtulong ng iba. Allora, questo è il segreto della nostra spiritualità. Ito ang segreto ng aming spiritualità. Fare sempre gli interessi di Gesù. Isa sa mga parang stesse cose? Bago ko siya sa gawa o kaya ganun ano man ang akin sa isip, ang dapat kong isipin, ito ba kayo gagawin din ni Cristo? Prima di fare qualche cosa, io devo chiedermi, Gesù farebbe le stesse cose? Kung bago ko gagawa ng ibang buhay, si Cristo niya, gagawin niya rin katulad ng gagawin ko. Quindi io devo chiedermi, quello che sto facendo è l'interesse di Gesù? Dapat ko isa na rin, tatanong ko ito bagang interesse ni Jesus? Questo è un buon cammino di spiritualità. Ito ang maayos na landas para patungo sa espiritualidad. Questa è la spiritualità che abbiamo noi oblati. Ito ang espiritualità na bilang oblato sa San Jose. E che dovete avere voi laici. Na kayo ay nanyanyanam na isasagawa ninyo sa inyong pamumuhay. E voi della città di San Jose dovete aiutare tutti gli altri. Kayo nasa sudan, nasa sudan sa taong bayan ng San Jose,
dapat yung tulungan ng iba a vivere questa spiritualità. Nel sasakuha yung spiritualidad na ito ni San Jose. Qui deve essere come il centro dove parte l'animazione della spiritualità in Filippine. Ang San Jose ay magiging centro ng pagsasabuhay ng lahat-lahat ng spiritualidad ni San Jose. Quindi siete la casa madre non solo perché qui sono venuti i primi oblati. Kayo ay magiging kapasimuno ang mother house sapagkat hindi lamang nandito nagsimula ang oblato sa San Jose. Ma dovete essere casa madre prima di tutto perché dovete vivere bene la nostra spiritualità. Ma muenta, higit sa lahat, dapat may isa sa buhay na maayos ang spiritualidad na ito unang-una sa lahat. E poi dovete anche diffonderla negli altri paesi. At saka inyong isasagay o inyong patutunayan sa pamamagitan inyong pagbabahagi sa iba. Siete stati interessarci sempre dei giovani. Sapagkat si Saint Joseph Barello ay tinuruan niya sa amin na maging interesado kami sa mga talupata. San Giuseppe Marello ha fondata la nostra congregazione per educare i giovani. Tinatag ni San Giuseppe Marello ang congregazione natin ito para turuan at tubugin ang mga talupata. E l'obiettivo pastorale di noi oblati è proprio questo. At ang sadya at ang nangyayang ang purpose ng congregazione ay ito talaga. Dare un'educazione morale civile e religiosa ai giovani. Bibigyan ng isang narapat na edukasyon moral, civil at saka tirada religious sa mga talubata. Per questo che voi giovani state nel cuore di tutti noi oblati. Ito ang ibig sabihin mo kayo mga talubata, kayo ang naging puso ng kapisanan. Voi siete l'obiettivo principale dei nostri interessi. Kayo ang naging importante na layunin ng congregazione. Noi siamo oblati soprattutto quando stiamo in mezzo a voi. Kami ay talaga'y naging oblato ang aming pakiramdam kung kami ay nasa gitna ninyo at hindi namin kayo pinapabayaan. Pero voi che siete un po' anziani, non arrabbiate. Kayo ang medyo mahinda, wag mo kayo magalit. Perché la gioventù non è degli anni, ma sta dentro. Quindi tutti possiamo essere giovani anche se abbiamo i capelli bianchi. Dapat na lahat tayo maging mga talubata, baga lang tayo mga puti ng mga buhok. Okay? Okay. Allora, durante questa Santa Messa preghiamo per poter vivere meglio la spiritualità di San Giuseppe Marello. Sa misa nito ang magdasal tayo na natin may sasabuhay ng maayos ang spiritualidad ni San Giuseppe Marello. Ay, compreso.